Il legame con la terra, col vino, con la montagna, diciamo, viene prima della grande storia sportiva di Francesco Moser, viene dalla famiglia, da tutta una vita, no? Sì, noi siamo nati in campagna, mio padre faceva il contadino e fino a 18 anni mi sono occupato della campagna, poi ho cominciato a correre e fino a 40 anni insomma non ho più, mi sono più occupato direttamente, però la campagna l'abbiamo sempre avuta e davamo lugo alla cantina sociale, quando c'era mio padre faceva il vino, però non lo si imbottigliava perché a quei tempi ne erano pochi che imbottigliavano. Nel 75, quando i miei fratelli che avevano cominciato a correre come poi hanno smesso, abbiamo cominciato a imbottigliare le prime bottiglie Moser e poi siamo andati avanti. Io questo posto dove siamo l'ho comprato nell'88, sono più di 30 anni, l'ho trasformato, tutte le vigne sono quasi tutte nuove e abbiamo piantato, diciamo, rispetto a prima vigneti diversi, perché una volta qua in Trentino Chardonnay non esisteva. Adesso gran parte dell'uva che si produce qui è Chardonnay, Pinot Nero, Riesling, anche Traminer. Questo rapporto con la terra e con la campagna, anche negli anni di grande successo, di viaggi in giro per il mondo, le televisioni, le conferenze stampa, il pubblico, i tifosi, però secondo me restava un po' di contatto. No, io ho sempre pensato alla campagna, infatti questa tenuta qui l'ho comprata l'anno che ho smesso di correre, nell'88. E mio fratello che aveva smesso di correre si occupava della campagna e andavo anch'io a dare un'occhiata insomma, ogni tanto. E anche poi quando abbiamo cominciato a imbottigliare il vino, in tante bottiglie mettevamo la mia foto. Una volta uno ha detto abbiamo finito il vino, ma mettete dentro anche l'acqua, tanto lo mettono, lo espongono e basta, non lo bevono neanche. Ecco, ma la terra insegna anche a seguire i ritmi, perché alla fine qua un pochino il ritmo dello scorrere del tempo, dei mesi e dell'anno lo danno anche i bisogni di seguire tutto. Lo dà la natura, perché l'inverno si fa la potatura, poi in primavera si legano le vigne, perché le vigne vanno tutte legate, adesso qui il vento ha tirato via un tralcio e cascherà anche da solo. E adesso, per dire, questo è il periodo che si tolgono tutti i tralci che non servono dalla vigna. Qui è già stato fatto, ma altrimenti, non so, questi tralci piccoli così che vengono, sono tutte cose che non fanno bene, vanno tolte perché deve rimanere solo i tralci che producono sulla vigna. E questo in dialetto noi lo chiamiamo sgarzar. Sgarzar, perché i sgarzi sarebbero i tralci. E il lavoro più brutto che facevamo da bambini, che una volta, adesso i sarmenti, insomma tutti i tralci quando si pota, si macinano nel campo, si tirano fuori con delle macchine, addirittura io li bruciavo anche con una caldaia a legna che li bruciavamo, e li raccoglievamo a mano tutte, perché una volta non c'era il gas in casa, noi siamo stati i primi ad averlo, mi ricordo che mia mamma lo usava a far da mangiare. Ma prima, quando c'era bisogno di far fuoco veloce, si usava i tralci delle vigne secchi, perché avevamo pieno la soffitta di queste fascine di sarmente, e quello era un compito nostro, quello del sarmentare, era un lavoro bruttissimo. Ma questo legame con la terra, diciamo, era presente almeno nella tua mente, anche nei giorni del record del mondo, dei campionati del mondo, del giro, del tour? Vabbè, cioè, adesso quando ero concentrato sulla corsa non pensavo alla vigna, però io, per dire, quando andavamo in giro per i posti a correre, specialmente dove c'erano le vigne, mi piaceva vedere come le coltivavano. Io ho vinto tante volte il Midi Libre, che è in Francia, e laggiù fanno quelle vigne ad alberello che sono scomodissime, perché quando vendemmiano devono star chinati a terra. E lì ce n'erano delle estensioni enormi di queste vigne. Senti una cosa, ma pensando alla chiacchierata che avremmo fatto oggi e anche agli amici che ci seguiranno e che ci ascolteranno, mi è venuto in mente questo. Ma questo tuo legame con la terra, che adesso in queste parole, in questi racconti che vengono anche da quando eri bambino, viene fuori così forte, è servito forse anche a salvare, uso apposta questo verbo, un grande campione come te? Penso a altre storie di grandi campioni del tuo sport, italiani e non, che sul finire della carriera sono poi finiti in guai molto grandi, qualcuno
ha perso anche la vita, penso a un grande campione come Marco Pantani. Invece forse il legame con la terra, anche per uno come te che è stato negli anni più forti il più grande del mondo, ti ha mantenuto un po' coi piedi per terra o no? Beh, direi che la tradizione della campagna era sempre rimasta nella mia mente. E direi anche che non ho avuto io bisogno di far palestra, perché quando eravamo negli anni 60, fino a che ho cominciato a correre nel 68-69, si facevano lavori manuali molto pesanti, si portavano pesi, per dire i sacchi del concime, erano tutti da 50 kg, adesso sono da 25 kg, e veniva il camion della cooperativa di Palucci, chiamava là in 3-4 ragazzotti da 15 anni, e scaricavamo il camion, c'era il muletto, no? Si scaricava a mano, perciò avevamo e si portava, l'uva veniva tutta portata a mano con la bigoncia. Gli uomini erano addetti a portare l'uva, le donne a vendemmiare, così era, mia mamma, mia zia, le mie sorelle vendemmiavano e noi portavamo l'uva, perché avevamo dei campi anche scomodi dove portavamo l'uva magari anche per 200 metri. Quindi c'era sulle spalle, quindi 50-60 kg alla volta. È rimasta questa dimensione della fatica nel lavorare la terra? A me non mi è mai fatto paura la fatica. E questo, diciamo, non mi farebbe paura, neanche che magari avrei risultati peggiori rispetto a prima, ma comunque io vado ancora in bicicletta e mi diverto anche andare in campagna, insomma. E quando io giravo nei posti, anche qua in Italia, per dire in Puglia, la campagna è tenuta molto bene, in altri posti meno, dipende anche dove. Senti una cosa, il tuo sport bellissimo, è l'unico sport al mondo, tra le tante caratteristiche che ha, c'è quella che si gira tutti i posti, dappertutto. Ho girato tutta Europa in bicicletta, anche io, i mondiali li ho vinti in Venezuela, dove non c'erano delle gran culture là, perché eravamo su a 1000 metri, c'erano tutte boscaglie. Ma c'è un attimo di tempo per guardare qualcosa o non ce la si fa? Sì, perché tanto gli in corsa è difficile guardare, perché alla Parigi-Roubaix facevamo tutta la campagna del nord della Francia e lì era tutto seminativo. Grano, gran turco, prati, le bestie tante. Non so, in Francia, nel sud, c'era tutti questi vigneti, o in Spagna, anche, avevo fatto anche il giro di Spagna, il giro a Catalogna, trovavi in mezzo alle vigne, mi piaceva guardare quello che facevano. Dopo, quando ho avuto la possibilità, magari chiedevo anche com'era la storia, ma non avevamo tanto tempo, perché noi si andava in un posto, si correva, magari stavamo lì un giorno prima della corsa, finita la corsa si scappava. Naturalmente. Senti, guardi il ciclismo di oggi e come lo guardi? Ma il ciclismo è rimasto uno sport di fatica come prima, è cambiato tutto il modo di gestirlo da parte delle squadre, da parte degli organizzatori. Oggi, quando correvamo noi, non c'erano tutte queste strutture, tutte queste, la premiazione, si ci davano un mazzo di fiori lì sul palco della televisione, era finita lì, adesso c'è tutta un rito, diciamo, della premiazione che è obbligatorio, diciamo. Ai nostri tempi non si suonava quasi mai l'inno d'Italia per le corse ciclistiche, adesso ogni tanto lo suonano perché è una tradizione così. Adesso è diventato tutto più commerciale e anche la gestione della corsa. Prima eravamo noi che decidevamo una corsa, i corridori, perché eravamo in sella e le macchine erano lontane. Si faceva una chiacchierata prima della corsa, ma poi eri tu che eri lì che dovevi decidere. Adesso invece hanno la televisione in macchina, i direttori sportivi hanno la radio collegata coi corridori e li continuano a chiamare, a dire fa questo, fa quello. Noi decidevamo noi. E quando arrivava il direttore sportivo, magari c'era la fuga, si può dire che la corsa era già mezza decisa, o quasi tutta, insomma. E oggi invece i corridori sono gestiti dai direttori sportivi e dalle squadre che hanno la loro strategia, giusta o sbagliata, e è così. Era diverso il nostro ciclismo, forse era più artigianale, anche, come dire, piaceva, io sono convinto che piaceva di più alla gente. Senti, hai citato l'Inno d'Italia e mi verrebbe anche da chiederti, però, siamo qua in mezzo a una vigna meravigliosa. E invece adesso che guardi da campione, quale campione si nasce, si continua ad esserlo in qualunque mestiere, oggi sei un campione del vino italiano
E se guardi al momento del vino italiano, considerando che adesso siamo anche in una grande ripresa del commercio, di tutto, dopo un anno e mezzo. Abbiamo avuto questo anno e mezzo qua difficile, anche se noi insomma, non l'abbiamo sentito tanto perché non abbiamo una produzione enorme, e siamo riusciti comunque a continuare le nostre vendite e adesso sentiamo che c'è proprio una grande ripartenza. Ah, ecco, questo mi fa piacere. Questo è così perché gli ordini insomma arrivano, ecco. L'anno scorso, quando tutti i ristoranti erano chiusi, e i bar e tutto, il consumo era diverso. Noi abbiamo anche tanti clienti privati che quindi sì, insomma, a casa lo bevevano. Certo, vino. Meno male. Ecco, corse ancora una cosa. C'è nella bellissima sala, che, di cui un po' di immagini le stiamo vedendo in questa nostra chiacchierata, c'è anche la tua bicicletta del record del mondo a Città del Messico. Un'impresa che è nella storia del ciclismo, diciamo. Sì, perché il record è l'ora di Città del Messico di gennaio 84. Diciamo che è stato un cambio del modo di fare la bici, perché lì si è cominciato a lavorare sull'aerodinamica. Perché fino a quel momento l'aerodinamica non esisteva, perché tanto la bici andava piano e il vento. Finché vai ai 35 all'ora ha poca importanza il vento, l'aria insomma, sì, che devi tagliare. Quando ce l'hai contro lo senti anche ai 30 all'ora, ma comunque più veloci si va e più bisogna curare l'aerodinamica, e lì abbiamo lavorato sulla posizione. Poi il professor Dal Monte ha avuto questa idea delle ruote lenticolari, sì, che abbiamo fatto costruire noi da un artigiano che lavorava per l'aeronautica, che faceva i primi pezzi in carbonio, e è riuscito in 3 settimane a fare le prime ruote lenticolari, che erano pesantissime, dopo le alleggerite, e quando sono arrivate le seconde ruote lenticolari in Messico, che abbiamo fatto le prove, perché noi eravamo lì a fare l'allenamento, è stato un mese, abbiamo deciso facciamo una prova cronometrata, perché aveva capito che insomma avevamo in mano. Quindi questa bicicletta che stiamo in questi secondi vedendo è stata, diciamo così, un salto logico dal prima al dopo, dopo un oggetto mai visto fino tutti, a quel momento. Tutti si sono adeguati, diciamo, e tutti hanno costruito le bici in quella maniera. Poi c'è stata anche una regolamentazione un po' giusta, un po' sbagliata da parte dell'UCI, che ha voluto metterci le mani. E comunque oggi le bici sono tutte in carbonio, certo, tutti nelle cronometro, tutti usano le ruote lenticolari. Allora, le ruote. Senti, ma quell'ora lì, quei 60 minuti di bicicletta, sono la pedalata più faticosa della tua vita o non è stato tanto quella? No, è più faticoso fare un tappone del Giro d'Italia, perché dura 6-7 ore. Lì è una questione di avere la velocità nelle gambe, insomma nel corpo, e di concentrazione. Tu devi sempre pensare ad andare il più forte possibile, insomma, quello è la, e hai dell'informazione giro per giro. Avevamo una tabella di marcia che minima e massima, e si stava là dentro. Qualcuno ha detto, ho fatto il record, Merz per dire, ha detto che quando ha finito il record dell'ora era morto, che non l'avrebbe più rifatto. Io dopo 4 giorni l'ho rifatto e l'ho anche battuto, e con l'esperienza forse si poteva andare anche oltre, perché dopo è stato battuto, i record sono fatti per battere e è stato battuto anche il mio. Adesso speriamo che Ganna lo riporti in Italia, che sembra che abbia le possibilità. Senti, tolto Francesco Moser, qual è il ciclista più forte della storia? Certamente è stato Merz, perché l'unico termine di paragone vero è quello dei risultati, sì, e lui è quello che ne ha fatti più di tutti. Poi, adesso abbiamo parlato del ciclismo moderno, del ciclismo mio, del ciclismo di coppi, per dire che era completamente diverso dal nostro, perché correvano con bici pesantissime, con 3 rapporti, prima non ne avevano neanche 3, non potevano cambiare le ruote, era tutto diverso. Adesso il ciclismo ha a disposizione una tecnologia incredibile, perché le bici costano 12-15 mila euro le bici del professionista, certo, insomma. Quindi sono oggetti potenti. Senti, finiamo sull'agricoltura, che poi è anche un po' il motivo di questa nostra chiacchierata. So che avete fatto qua un bel lavoro col fondo rurale, cercando di, ecco, diciamo, la tua opinione da imprenditore ormai che da un po' di anni si dedica al settore, oltre che per le tradizioni di famiglia, è che in Italia il sistema
anche complessivamente intorno a chi vuole fare l'agricoltura funziona abbastanza bene o c'è qualcosa da migliorare? Potrebbe funzionare meglio perché purtroppo la burocrazia è troppo lenta e oggi quando uno decide di fare una cosa bisognerebbe poterla fare velocemente perché magari arrivi tardi se non la fai subito e allora bisognerebbe che si possa prendere queste decisioni velocemente. È vero che bisogna controllare tutto, però non è possibile mai aspettare 2 anni per avere un permesso, perché intanto il tempo passa e oggi il tempo è denaro. Sono contento di queste parole perché ci ascolta anche il ministro Patuanelli e sono convinto che prenderà queste tue indicazioni a cuore per vedere di mettere a posto. E d'altronde questo anno speciale 2021 col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il momento giusto per fare buone cose. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo ricordato cose bellissime, parlato di questa campagna, adesso però abbiamo parlato del vino, adesso è il momento anche di fare un brindisi. E andiamo in cantina dove troveremo il vino. Andiamo. Aspetta un attimo, perché qua questo numero che c'è sull'etichetta bisogna che lo spieghiamo però. È un numero particolare questo. Noi abbiamo cominciato a fare lo spumante proprio l'anno che ho fatto il record, nell'84. Oh, e quel numero lì? Perché un amico nostro che era il professore dell'Istituto Agrario, che faceva anche lui lo spumante, mi ha detto devi fare lo spumante e tu li devi mettere solo quel numero lì, 51-151. Che sono i chilometri? Che è il record dell'ora dell'84. Beh, e allora non e c'è... E allora abbiamo cominciato e questo diciamo che è il nostro prodotto base, poi facciamo anche un rosé che è fatto col Pinot Nero e il Brut Nature che ha una percentuale di zuccheri bassissima. Direi che non c'è brindisi migliore allora che ricordare quella impresa sportiva straordinaria e così. Salute. Salutiamo.